Logicamente il titolo è già un'indicazione, nel senso che non volevamo parlare solo del Parco delle Cascine, che comunque è il parco che interessa noi piontellesi, ma anche il Parco delle Cave Est, che riguarda i piontellesi e anche tanti comuni limitrofi. E abbiamo intitolato la serata il Grande Parco della Marchesana. Parleremo di questo argomento con degli esponenti illustri. Abbiamo qui Paolo Micheli, consigliere regionale del Parco Civico, Roberto Codazzi di Vivere Cernusco, Giordano Marchetti, assessore al territorio di Cernusco, sempre di Vivere, Giuseppe Bottasini, candidato sindaco di Pioltello, e Fabiano Gorla, sempre della lista per Pioltello. La sottoscritta si chiama Ivone Cosciotti ed è disponibile di Vivere Pioltello. Diamo la parola per iniziare a Paolo Micheli, che ci farà però proprio un excursus su quello che è il PLIS e quindi quali sono le caratteristiche che riguardano questo tipo di parco e le sue peculiarità. Grazie, intanto buonasera a tutti. Intanto vi devo portare il saluto di Umberto Ambrosoli, che sa che questa sera sono qui a parlare con voi. Come sapete, Umberto ha scelto di appoggiare la candidatura di Giuseppe Bottasini a queste elezioni, quindi se non fisicamente, spiritualmente è qua con noi. Come forse sapete, come alcuni di voi sanno, io sono di Segrate, quindi un paese accanto a Pioltello. La mia esperienza politica nasce dal territorio segratese, quindi ho qualche conoscenza di quello che è il nostro territorio, ed è anche questa presenza sul territorio giustifica anche il fatto che sono qua questa sera a parlare di parchi della Marchesana. E poi nell'arco di quest'anno ho avuto questa fortuna di essere eletto in regione e fare un po' di esperienze in regione. Sono attualmente faccio parte della commissione territorio e della commissione ambiente della regione, quindi quest'anno abbiamo iniziato anche io a approfondire, per me è una prima esperienza, quello che sono i parchi della regione e quindi gli argomenti che andiamo a trattare questa sera. Siccome siamo civici tutti noi, quindi abbiamo un approccio concreto rispetto alle cose, intanto vi dico come ho fatto l'intervento questa sera. Durante la giornata mi sono messa a riflettere su come raccontarvi quello che è oggi lo stato delle cose della regione e perché andiamo a parlare di piste, non di parchi e così via. La documentazione, la cosa del Tinto, che eventualmente per chi fosse interessato poi potrei darla, e certamente potrei interessare a Giuseppe Bottasini quando sarà sindaco di Pioltello per poter costruire e continuare questo percorso che iniziamo questa sera. Cioè, una parte della documentazione è la scheda del PLIS delle Cascine, che è della provincia, un'altra scheda delle cave est, che quindi riguarda Cernusco, poi c'è un bel progetto della provincia di Bergamo con alcune definizioni sulle aree naturali, in particolare sul PLIS, ovviamente la pagina di Wikipedia sulle aree naturali della Lombardia, la legge 86 del 1983, che è la legge che regola i parchi, quindi che andiamo a trattare questa sera, la delibera di giunta regionale 6146 del 2007, queste diciamo sono un po' le aree da cui ho cercato di costruire il mio intervento. Cerco di leggere perché poi sono un chiacchierone e poi tendo a perdermi lungo la strada, quindi cerco di non tediarmi troppo. Ci sono un paio di immagini che probabilmente possono andare alle mie spalle, che sono semplicemente le due piantine di quello che è il parco delle Cascine. Sì. Del PLIS delle Cascine, ma è proprio importante, magari più tardi spegniamo la luce e vi entriamo magari nel dettaglio. Adesso se porce la faccia. Poi ci perdiamo la faccia del candidato sindaco. No, non importa, porre, non importa. No, l'ultimo tentativo ce la porre. Sono queste le luci. Aspetto le luci nel tutto più il tempo. Fermo? Fermo? Allora, cerchiamo di mettere la mano in classe. Si vede, chi dei due poteva essere candidato sindaco? Allora, cercherò di essere breve, cerco di darvi due cenni proprio sulla normativa regionale sui parchi e sui PLIS, che sono i parchi di interesse sovracomunale, che è l'argomento di cui parliamo questa sera. Diciamo così, le aree naturali protette, cioè secondo la legge nazionale che è la 394 del 91, sono i parchi nazionali e quelli regionali,
le riserve naturali, le zone umide e le aree marine protette. Questa legge, quindi legge nazionale, non comprende il PRIS, come non comprende altre aree di interesse locale, come pure le OASI di associazioni ambientaliste, tipo l'OASI del WWF. L'OASI del WWF di Balzano non è compresa nella legge nazionale. Vi è poi un progetto europeo che si chiama Rete Natura 2000, che ha l'obiettivo di garantire la sopravvivenza di alcuni habitat naturali, oppure di alcune specie a rischio di estinzione. In Lombardia ci sono un centinaio di aree di questo tipo e che fanno parte di questa rete. Sono quello più piccole aree, la più vicina a noi secondo me deve essere l'oasi delle Fuppe di Trezzo d'Adda, però magari ce ne sono altre che mi sono sfuggite. Ed è stata la regione Lombardia nel 1983, che è stata quindi addirittura prima della legge nazionale, che ha individuato una serie di tipologie di aree protette. La regione Lombardia identifica i parchi, le riserve, i monumenti naturali. Inoltre, con quella legge, la regione Lombardia ha inventato i parchi locali di interesse sovracomunale, i PRIS. Io ho letto da qualche parte che i PRIS sono proprio una particolarità di regione Lombardia, cioè sono specifici della nostra regione. Adesso io non ho controllato, francamente, in tutte le regioni d'Italia. Certamente tra i nostri vicini, le regioni più vicine, cioè il Piemonte, ad esempio Emilia Romagna, non ho trovato questa istituzione. Ma cosa sono di fatto questi PRIS? Ecco, lo dice bene una delibera di giunta regionale del 2007, cioè che è la 6148 che ho citato prima, che è l'ultima che ha riguardato la delega delle province in funzione in materia di PRIS. Cerco di riassumerla, poi se non sbaglio Giordano cercherà di spiegare meglio questi concetti che ho confusamente cercato di raccontare. Allora, i PRIS, a differenza di altre aree di interesse di area regionale o addirittura nazionale, partono sul territorio da un vincolo, diciamo così, più leggero, e che quindi non è calato dall'alto, ma nasce dalla volontà dei singoli comuni interessati. Facciamo un confronto, ad esempio, con il Parco Nazionale dello Stelvio. Il Parco Nazionale dello Stelvio è un parco nazionale e quindi fa riferimento a normative che sono sovraregionali, che per loro definizione sono normative rigide. Vi faccio un inciso che riguarda la mia esperienza degli ultimi mesi. Di recente ci siamo trovati in regione a trattare un problema che riguarda appunto il Parco Nazionale dello Stelvio, perché c'è un problema di gestione. Cioè, buona parte del parco si trova sotto le province di Trento e di Bolzano ed è al centro di un dibattito che nasce appunto dal fatto dall'autonomia della regione Trentino Alto Adige. C'è un comitato di gestione che dovrebbe essere creato in parte dalla regione Lombardia e in parte dal Trentino Alto Adige. Siccome le due regioni fanno fatica a parlare tra di loro, il comitato ancora non si è creato ed è fermo da anni. Quindi è una struttura, sono strutture importanti, ma sono strutture per la loro ragione, insomma, rigide. Ci sono poi i parchi regionali, il cui funzionamento, la delimitazione e la tutela del territorio sono definiti dalla legge regionale 86 del 1983. Quelli più vicini a noi sono il Parco Agricolo Sud, che tocca anche Segrate, l'Adda Nord, e il Parco Nord, quello della Valle dell'Andro. Sono aree, diciamo, soggette a vincoli precisi. Vi faccio un esempio che proviene dalla mia esperienza segratese. Il PGT di Segrate, nella sua versione di adozione, cioè nel primo passaggio in Consiglio Comunale, prevedeva di rendere edificabile un'area, una zona che si trovava nel Parco Sud, ovviamente del territorio comunale. Quest'area, facendo parte del Parco Sud, in questa occasione è intervenuta, dopo che il PGT è stata approvata, la provincia, che ha messo una prescrizione, cioè ha fatto togliere la parte di terreni che erano sul Parco Sud dall'elenco delle aree di trasformazione del comune di Segrate. Cioè, le aree che si trovano sotto dentro i parchi sono aree per la loro definizione vincolate e, diciamo così, rimarranno vincolate finché l'ente gestione del parco deciderà che saranno tali. Ecco, poi sappiamo che, tutto è possibile quando ci sono grandi pressioni speculative, ed è per questo che noi siamo qui a parlare. I PRIS, invece, come ho spiegato prima, nascono in maniera diversa. Rispetto ad altre tipologie di aree protette, quella dei PRIS prevede che i comuni abbiano la facoltà di istituire i parchi stessi avvalendosi dei propri strumenti urbanistici, cioè il PGT, il piano di governo del territorio.
mentre il valore e il riconoscimento di area sovracomunale, ovvero superiore a quella del comune, resta una prerogativa della provincia. Diciamo fino alla fine di quest'anno, poi scopriremo cosa sarà delle province, visto che adesso è ancora un po' tutti in aria. Ai comuni rimane la completa autonomia in termini di pianificazione del proprio territorio per quanto riguarda la definizione degli obiettivi di questa particolare tipologia di aree protette. E ha il compito quindi di seguire questi obiettivi e ovviamente se messi in rete con altri comuni, di condividerli con altri comuni. Sono i comuni di identificare le aree di particolare interesse ambientale e a renderle fruibili attraverso il recupero ambientale e la regolamentazione degli eccessi. Qual è in generale la funzione dei PLIS? I PLIS hanno la funzione di incentivare, ecco questa è una definizione che ho trovato sul sito della regione più interessante, i PLIS hanno la funzione di incentivare il contatto diretto tra l'ambiente naturale e la popolazione locale, così da poter fruire delle potenzialità ricreative e naturalistiche dei propri territori. Oggi i PLIS in Lombardia sono circa un'ottantina, sono stati quindi, sono tanti, a me sembra un gran bel numero. Bisogna riconoscere che sono stati un'idea di grande successo. E adesso io non abito a Pioltello, non abito a Cernusco, però la percezione che ho rispetto ad amici che abitano nei vostri comuni è che vengono proprio sentiti come dei veri e propri parchi urbani, cioè come aree proprio di interesse locale. Ecco, e sono, è anche quest'altro aspetto interessante, per oltre il 50% della loro, diciamo, area complessiva, aree di effettivo utilizzo agricolo. Soprattutto interessante per noi che viviamo ai confini di Milano, quindi della città che avanza, avere aree che rimangono agricole sono ovviamente una ricchezza, un valore per chi ci abita, per chi abita nelle nostre città. Possiamo dire quindi che i PLIS sono un elemento decisivo per la connessione e l'integrazione di quello che oggi è il verde urbano, cioè il verde delle nostre città, e quello delle aree di interesse regionale. Cioè praticamente i PLIS assolvono anche la funzione di potenziare i corridoi ecologici e biologici che ci possono esserci tra le città e i parchi di interesse regionale o sovraregionale. Attualmente la dimensione media dei PLIS lombardi è di circa 350 ettari, se non li ho letto così poi magari voi mi correggerete. I parchi di cui andiamo a parlare questa sera, cioè quelli di Cernusco, quelli di Pioltello, quelli di Cernusco è di circa 200 ettari, quello del parco delle Cascine, io ho letto così, poi magari mi sbaglio, parlo Pioltello, 200 ettari, e di 500 quello di Cave Est. Queste immagini che si vedono male, però forse quella delle Cascine di Pioltello è più chiara e forse quella di Cave Est, questa è un po' meno leggibile. Comunque, si vedono nelle due piantine le grandi aree residenziali di Pioltello, di Limotroni in basso, di Cologno Cernusco, Pruverio e Carugate. Si dovrebbero vedere. Vorrei soltanto. Dopo che non ho guardato il cartellino, mi permetto soltanto di aggiungere con rammarico che quest'anno, soprattutto quella di Pioltello, avrebbe potuto attaccarsi in un'area del mio comune, cioè la zona di Segate della Boffalora e quindi del Golfo Agricolo, che è una zona centrale che sta nel cuore di Segate, che ahimè l'attuale amministrazione ha deciso di devastare. Detto questo, l'anno prossimo avremo auguriamoci di avere il cambio di amministrazione e quindi per salvare il salvabile. Concludo il mio intervento velocemente con un paio di libretti che sono arrivati dalla provincia, che ho trovato dalla provincia di Milano, non so se riesci a metterli. Il primo, quello che volevo fare, è dietro la cartella? Sì, è dietro la cartella. Il primo è, si chiama Stato dell'Arte agosto 2012, è uno di quelli. Ecco, questa è la copertina. Vabbè. Vi vorrei far vedere intanto la pagina 5. Stai ancora scaricando? No, sto. La pagina 5 indica quelle che sono le competenze della provincia, eccole qua.
sono belli sto a leggere per non annoiarvi, ma è interessante che tra le competenze della provincia manca un dettaglio, cioè i finanziamenti, che non è un dettaglio da poco. Io ho letto da qualche parte, però appunto il vice sindaco, l'ex assessore magari mi correggeranno, che più o meno in media ogni anno, allora, la provincia di Milano stanzia 280.000 euro per i PLIS. Poi le province vanno a cambiare profondamente, vedremo come andrà la svolta, vedremo come saranno le province in futuro. Però diciamo che grosso modo lo stanziamento provinciale, almeno fino a qualche anno fa, nel complesso era di circa 280.000 euro. E lo stanziamento funzionava così. Per un terzo, cioè per il 36%, era suddiviso in parti uguali tra i capi. Questo è scritto sul sito della provincia, per ripeto, ormai magari mi correggete la mia esperienza sul campo. Per il resto era diviso in proporzione in base all'estensione dei parchi. Ecco, non so appunto i dettagli dei vostri PLIS, ma grosso modo direi che il comune di Piottello, il comune di Cernusco, dovevano prendere attorno ai 10.000 euro a naso, no, della provincia per la manutenzione del parco. A pagina 6, sempre di questa pagina, c'è un'immagine che riguarda la localizzazione delle aree protette in provincia. Ecco, si vede, secondo me è un'immagine interessante, ve la mostro per questa ragione, che si vede che i PLIS sono localizzati soprattutto nella parte nord della provincia e nella parte meno protetta dei parchi regionali. Cioè nella zona in cui ci sono i parchi regionali si può incontrare. A pagina 8, per il procediamo in fretta, ci sono le modifiche del PLIS avvenute recentemente. Ve la mostro semplicemente per farvi vedere che sostanzialmente si tratta di un elemento vivo, cioè i PLIS sono assentiti dalle amministrazioni, non soltanto da voi che ne parlate questa sera, ma evidentemente nascono nuovi PLIS, cioè c'è interesse rispetto a questo oggetto, e quindi è un qualcosa di interessante perché è in crescita. In realtà testimonia qualcosa che stiamo vivendo tutti quanti, c'è un crescente interesse da parte della cittadinanza, per il crescente interesse che non è più spinto da alcuni ambientalisti, ma è culturale, ce ne è dal basso, rispetto alla richiesta di verde e di città più vivibili, più misura d'uomo. Nel secondo libretto che ho allegato, volevo soffermarmi velocemente a pagina 3-4-5, dove sostanzialmente sono mostrate le forme di gestione del PLIS, che sono sostanzialmente due: la convenzione, che è quella che vedete qui, e che sto a pagina 3, e poi a pagina 4 il consorzio. Come si vede invece poi a pagina 5, dall'anno 2000 in poi tutti i comuni hanno scelto la forma della convenzione tra i comuni, cioè quindi evitando, adesso non sto a spiegarvi nel dettaglio cosa significa consorzio e convenzione. Convenzione è una struttura più leggera, consorzio è una struttura un po' più pesante. Nella sostanza evitano di nominare strutture di gestione ad hoc. Insomma, i comuni sono arrivati prima della politica a intuire qualcosa che è di fatto al passo dei tempi, il fatto che oggi ci sia bisogno di far dimagrire la politica, di diminuire le strutture. E i comuni, quando si mettono in rete tra di loro, già fanno questa cosa, questo lo vediamo da questa trasformazione. Io mi fermo qui e lascio la parola ai prossimi. Grazie Paolo, adesso diamo la parola a Giordano Marchetti, assessore al territorio di Vigara Cernusco, che ci parlerà del parco delle Calestre in particolare. Permettetemi una battuta, noi di Vigara Pioltello guardiamo a Vigara Cernusco con particolare interesse, sia dal punto di vista della vostra storia, quindi di tutto quello che è una storia lunga, importante, e anche dei risultati elettorali. Noi ci speriamo. Bene, buonasera a tutti. Paolo è già stato con a spiegare il programma PLIS, eccetera. Se vai con la slide 1, così guadagniamo. Intanto, rispetto a quello che ha detto Paolo, rispetto a quello che ha detto, vediamo,
Questo? Allora, ricordo quello che ho detto Paolo, intanto nella provincia di Milano sono stati finora riconosciuti 17 PIS, di cui 9 sono come dire, interprovinciali, a cavallo tra Milano, Monza, Brianza e quindi interessano poi complessivamente circa una quarantina di comuni. Ma quello che mi interessa è che ben 6 di questi 17 PIS gravitano un po' attorno ai nostri territori. E da questa piantina si può vedere quindi quello che è il PLIS delle cave, quello sotto è il PLIS delle cascine, poi troviamo il PLIS a destra del Moigola, sopra troviamo il PLIS della Giugarossa, insomma, della zona di Agrate, e a sinistra sotto lì troviamo invece la media valle dell'Alto. Quindi in qualche modo in questo territorio compreso tra una villa della Martesana e quella striscia azzurra e il canale Vidoresi, insomma, se racchiudono 5 parchi, 5 PLIS, e quindi con una loro importanza. Un po' più spostato verso il PLIS del Molgora abbiamo poi il PLIS del a Cambiago, insomma, del Rio Vallone. E quindi con questi 6 PLIS credo che sia possibile fare anche un ragionamento di un certo tipo di connessione di territorio importante dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista di salvaguardia degli ambienti, diciamo, verde, agricoltura e tutto quello che ne consegue. Dico questo perché attraverso i PLIS credo che tre cose, tre opportunità in qualche modo fondamentali possiamo cogliere. Il primo credo che sia quello di valorizzare quanto più possibile il sistema agricolo dei nostri territori, che significa per esempio poter dar corso a vocazioni produttive, come dire, di qualità, di nicchia. Sto pensando per esempio all'agricoltura biologica piuttosto che l'orticoltura di qualità, piuttosto che la filiera corta a chilometro zero. Attraverso i PLIS si creano delle aree dove è possibile, come dire, fare scelte di questo tipo e non più invece coltivazioni di un certo tipo di intensità di monocultura, eccetera. L'altro aspetto importante è il tentativo di andare a rinaturalizzare alcune aree all'interno di questi PLIS dal punto di vista della riforestazione urbana. Dopo vedremo un esempio, per esempio, su Cianusco, quindi sul PLIS delle cave. Il terzo, la terza opportunità riguarda invece i sistemi delle acque. Anche questo è importante, attraverso il PLIS andare a valorizzare quelli che sono un po' gli specchi d'acqua che sono nati a seguito delle escavazioni delle cave negli anni passati, ma soprattutto l'opportunità di andare a recuperare quelli che sono i corsi idrici minori, quindi le rogge e quant'altro, e attraverso il recupero di questi ambiti naturali il tentativo di andare a salvaguardare e a promuovere quella che è un po' la biodiversità. Detto questo, se vai sulla slide 2, volevo dare qualche numero rispetto al PLIS S delle cave. Se è questo, vediamo di sempre l'alta definizione. Vediamo se riusciamo. Sì, riusciamo. No. Non prendiamo niente. Tu vai. Intanto sul PLIS delle cave. Sul PLIS delle cave gravitano 5 comuni: Brugherio, Carugate, Cernusco, Cologno e Vimodrone. Brugherio ha, come dire, destinato al PLIS delle cave 2.324.000 metri quadri di area. Carugate 628.000, niente, non va. Cernusco 732.000 più 2 milioni e mezzo, quindi scriverò dopo 2 milioni e mezzo. Cosa vogliono dire? Cologno 760.000, Vimodrone 1.200.000. Complessivamente oggi il PLIS riconosciuto è di 5.660.000 metri quadri più 2 milioni e mezzo, quindi arriviamo a 8 milioni e 100. I 2 milioni e mezzo sono, come dire, stati definiti all'interno del PCT del comune di Cernusco. Sono stati recepiti dal PTCP provinciale appena
come dire, licenziato, e è in corso, dicevo prima, la provincia poi ha l'onere di andare a definire quello che è il PLIS nel suo insieme, quindi è in corso l'attuazione di ampliamento di questo PLIS, che lo porterebbe quindi a oltre 8 milioni di metri quadri. La maggior parte di questi di questa superficie, di questi 8 milioni di metri quadri, risulta essere di proprietà privata, e non solo chiaramente di proprietà comunale, anche se alcuni ambiti importanti, specie nel comune di Brugherio e di Cernusco, sono da tempo, come dire, pubblici, come il parco in Crea, che è un parco, ma vedere se magari anche la slide tra qualcosa viene fuori, diciamo, perché è un parco importante, frutto della riqualificazione di una cava che per anni è stata attiva sul territorio e alla fine in qualche modo è stata recuperata ad attività di servizio pubblico, attività ludica, e quindi un recupero importante, così come il Parco degli Aironi e il Bosco del Legionario, che sono all'interno del comune di Sondrio sul Naviglio. Il Bosco del Legionario è una cosa, come dire, è l'unica area boscata all'interno del PLIS delle cave, è un ambito abbastanza consistente. Il Comune di Cernusco ha partecipato a un bando con Fondazione Cariplo, l'ha vinto e nei prossimi 3 anni verrà completamente riqualificato. Stiamo parlando di un intervento di oltre 200.000 euro, di cui 140 finanziati dalla Fondazione e 60.000 messi direttamente dal Comune di Cernusco. Come? Attraverso, diciamo, quella quota del 5% di oneri che la Regione aveva messo come onere aggiuntivo a salvaguardia del recupero ambientale, che anziché finire nelle casse della Regione, spenderemo direttamente sul territorio. E quindi questo è un altro strumento su cui bisogna lavorare per recuperare risorse, perché in effetti, come diceva anche prima Paolo, i PLIS, una volta definiti, devono avere anche le risorse per poter marciare. Sappiamo come in che stato vivono i comuni, la provincia, vi dico solo, il PLIS delle cave aveva messo per 2 anni a disposizione 12.000 euro, siccome non avevamo finito nei tempi previsti il piano pluriennale di intervento, li ha voluti indietro. Ho dovuto litigare con i vari assessori dicendo fate pure ricorso a TAR, non troverete neanche un centesimo dei soldi che ci avete in qualche modo dato. Alla fine la questione è rientrata, no? Perché siamo al delirio, cioè, soldi non ce ne sono, però si pretende quando vengono dati si rivolgono indietro se non c'è una rendicontazione di come sono spese nei tempi previsti. Detto questo, l'altra cosa importante che volevo sottolineare è che sempre nel comune di Cernusco, nel corso degli anni, all'interno di queste aree di PLIS che dicevo prima, questi 3 milioni e 200 mila metri quadri, una serie di aree sono di proprietà del comune, frutto delle famose aree standard cedute in ragione dei vari piani attuativi che si sono succeduti negli anni, eccetera. Qual è stata la scelta che abbiamo fatto? Abbiamo detto di queste aree le diamo in affido agli agricoltori che lavorano su Cernusco. Quindi abbiamo messo a disposizione, non solo nel PLIS comunque, 610.000 metri quadri di aree di proprietà comunale, abbiamo messe a disposizione degli agricoltori attraverso dei bandi pubblici, sono state assegnate tutte. Di questi 620.000 metri quadri, 340.000 sono all'interno del PLIS. La cosa importante è che per poter partecipare a questo bando e quindi diventare soggetti, come dire, di partenariato con il Comune di Cernusco, io metto a disposizione le aree. Tu agricoltore sei soggetto a, uno, curare l'area in sé, due, non solo l'area che ti è stata assegnata, ma anche, come dire, l'attenzione alle strade vicinali, alle rogge che gravitano attorno alle regole che sono state concesse, ma soprattutto la coltivazione dovrà seguire alcune regole fondamentali, quindi no GM, non uso di antiparassitari, non, ecco, tutta una serie di regole, l'attenzione per esempio a tenere pulite anche le strade vicinali, sapete che purtroppo c'è avuto vizio di molta gente di arrivare a scaricare rifiuti e non considerare il territorio come una cosa propria. Ecco, diciamo che fanno un po' da guardie ecologiche, io dico, attive sul territorio, nel senso il loro ritorno è
il raccolto del prodotto, ma allo stesso tempo ti garantiscono il, un po' il territorio da questi, da questi, da questi attacchi. Cernusco ha già un importante e riconosciuto patrimonio di spazi monumentali, se non altro abbiamo il Naviglio, dove puoi pensare, c'è il parco, il Naviglio, sembra che sia la cosa più importante, lo è insomma per quanto riguarda la città. Ha sicuramente un importante riconosciuto patrimonio di aree agricole di pregio, cioè Cernusco ha la produzione di eccellenza orticola per quanto riguarda la provincia di Milano. E non solo per quanto riguarda la produzione orticola tradizionale, ma anche per quanto riguarda la, la produzione orticola biologica. E poi ha sicuramente una serie di parchi urbani di qualità. E quindi dico questo perché quando abbiamo redatto il PGT, la domanda che più volte ci è stata posta in assemblee pubbliche è stata: ma perché pensare di mettere a disposizione così una vasta area, 2,5 milioni in aggiunta, per avviare un PIS? Un PIS poi delle cave, che solo il nome credo che nell'immaginario collettivo evoca il peggio del trattamento del territorio, nel senso che il territorio c'era, è stato cavato, massacrato e in qualche modo... Quindi il messaggio era: perché fare un investimento di questo tipo? Oh, la risposta che abbiamo più volte dato è stata: uno, perché questo PIS ha una peculiarità che va dall'attività estrattiva che c'è ancora a quella agricola e orticola, e quindi rappresenta un po' un paesaggio che è in continua evoluzione e trasformazione, in un modo o nell'altro così è, insomma, le cave vanno avanti, finiscono, devono essere in qualche modo recuperate, e così pure l'attività agricola si cerca in qualche modo di continuamente rinnovarsi. E detto questo, rappresenta anche un paesaggio in continua, come dire, evoluzione e trasformazione, pur stando all'interno di un disegno in qualche modo di aree, un disegno unitario di aree di natura differente. Cioè pensiamo alle aree in escavazione con le aree connesse all'attività di cava, pensiamo invece alle aree di cava che sono state in qualche modo, come dire, terminate e quindi recuperate ad uso pubblico. Pensiamo agli spazi agricoli irrigui che vanno dal canale Villoresi al Naviglio della Martesana, pensiamo alle aree naturalizzate e riforestate, ai parchi urbani, pensiamo alle cascine che sono all'interno di questo PIS. Tutto questo disegno ci fa dire che diventava una bella scommessa per chi in qualche modo, una bella sfida per chi in qualche modo era costretto ad amministrare la città e quindi a governare un po' il territorio. Ma non c'era solo questo aspetto. Abbiamo fatto questa scelta anche con una convinzione particolare, che è quello, come dire, della consapevolezza che il PIS delle cave non rappresentasse in qualche modo uno spazio sottratto allo sviluppo della città, perché qualcuno diceva: vabbè, con questo lì si blocca un po' tutto. No, abbiamo voluto proprio attribuire a questi spazi vuoti, spazi aperti del PIS, un valore centrale, nel senso che all'interno con questo limite abbiamo voluto in qualche modo riorientare e ridisegnare quelli che potevano essere i limiti dello sviluppo edilizio, sia dal punto di vista industriale che residenziale, e in qualche modo tentare di andare a ridisegnare quella che noi immaginavamo la città, insomma, Cernusco, la Cernusco futura. Chiudo facendo tre riflessioni o considerazioni. La prima: all'interno del PIS, secondo me, uno degli obiettivi principali, una componente fondamentale, è quello di andare a... è un parco, e quindi in qualche modo la cosa importante è la sua percorribilità. La rete dei percorsi ciclopedonali deve essere in qualche modo, come dire, riammagliata in una rete che ricomprende le vecchie strade vicinali, in qualche modo rimesse in gioco, con i percorsi ciclopedonali tipici urbani. Questo è l'unico modo per poter far, come dire, conoscere il parco e farlo proprio da parte dei cittadini, acquisirlo. Se non hai la possibilità di, come dire, di attraversarlo, di girarlo, non puoi innamorartene, dico, rispetto a questi spazi. Lo considererai sempre uno spazio marginale rispetto alla città.
L'altro discorso, l'ho già detto all'inizio, riguarda, l'altra riflessione riguarda il superamento delle pratiche agricole intensive e non rispettose dell'ambiente e quindi puntare invece all'incremento di produzioni di qualità biologiche, la tutela dei vari, come dire, dell'ambiente agricolo classico, quindi filari, le siepi, le rogge e quant'altro. Il terzo discorso riguarda il tema delle cave e non poteva essere che così, il PRIS delle cave, come dicevo, due ambiti, cave e attività agricola. E anche qua il lavoro da fare è con i cavatori, quello di evitare che il recupero delle aree cavate possa avvenire solo al termine del cavato, per intenderci, del periodo di concessione dei 10 anni, ma di anno in anno deve essere disegnato un progetto che preveda da parte dei cavatori l'investimento continuo a recuperare e a rinaturalizzare le aree che in qualche modo sono state oggetto di cava o comunque sono all'interno delle vicinanze di aree cavate. Questo per dare l'opportunità ai comuni di poter usufruire del territorio e delle risorse necessarie per andare a recuperare questa parte del territorio. Altrimenti a distanza di anni si rischia di trovare delle aree abbandonate e dopo diventa sempre più difficile andare a fare il recupero. Mi fermo qui rispetto poi a quello che dirà sul parco delle Cascine e quindi il ragionamento di connessione di queste due parti. Grazie. Grazie dottor Marchetti, grazie anche dei suggerimenti che penso. Facciamo un tentativo di cambio di tutto. Diamo adesso la parola a Fabiano Gorra, esponente della lista per Pioltello, che ci farà un excursus tra ciò che era ieri, il Parco delle Cascine, e ciò che è oggi. E so che ha fatto un lavoro anche fotografico in modo che sia chiaro a vista come si è trasformato nel corso degli anni. Basta, ce la facciamo. Ce la possiamo fare forse, ma dobbiamo. Stiamo parlando di agricoltura, poi ci perdiamo. Va bene, sì. Ha fatto il discorso della vanga, Puttasini, quando si è candidato. Che cavolo è successo? Niente, la tecnologia non va. Siamo tornati. Quello che tentavo di fare stasera semplicemente ci hanno già detto tante cose sui parchi, io ve lo faccio vedere il Parco delle Cascine, perché io non so quanto tempo è che non ci mettete piede. Non lo so, quindi ve lo chiedo. Siamo qui in 50. Quanti di voi hanno messo piede negli ultimi 3 mesi nel Parco delle Cascine? 2014? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, è già qualcosa su 50 persone. Pensavo anche meno quasi, perché io quando ci vado più di 6 o 7 persone in tutta una giornata non ce le trovo. Però questa è già l'idea, dice già qualcosa, ci stava parlando di fruibilità, di entrare, strade, messe bene, ciclabili e tutto, se non ci andiamo probabilmente c'è qualcosa che non è funzionato. Le immagini che vedrete, anche questa, sono immagini del Parco delle Cascine fatte negli ultimi 3 anni, queste qui dell'anno scorso, dice, ah che bello, non c'era mica la devastazione, ma sì, c'è stata anche la devastazione. Infatti nel fondo c'è il mareggiate distrutto, che qui non si vede, però dopo lo vedremo molto meglio. Vabbè, questo lasciamo stare, ce lo siamo già visti. Allora, dove si trova le dimensioni? Ne abbiamo parlato già prima, però ce lo vediamo lì bene. Quello è Pioltello, questo qui è l'area del Parco delle Cascine. Quindi rispetto alla zona Pioltello Vecchio, Pioltello Nuovo, il Parco delle Cascine è più ampia. La vediamo in maniera molto chiara, andate su Google là, dall'alto lo vedete bene. Così abbiamo un'idea delle misure di cosa stiamo parlando, anche se è qualcosa che ormai non viviamo più
non esiste più per noi tanto nei fascini. È qualcosa che c'era anni fa, poi è successo un qualcosa che c'era tolto praticamente. In questo momento lo vediamo così, tanto è che non ci va quasi più nessuno. Perché? Perché quando parliamo di parco abbiamo tutto un certo immaginario. Un luogo bello, un luogo fruibile, con piante, un luogo piacevole. Quando parliamo di cascine pensiamo alla tradizione, pensiamo a tutta una serie di cose. Da noi si sono un po' incrinati questi sentimenti rispetto a questi termini. Perché? Perché comunque il parco delle cascine ha una proprietà che non è comune, o almeno solo una piccola parte. Ha una proprietà che abbiamo visto negli anni è passata di proprietà in proprietà, di finanziaria in finanziaria, è una proprietà che comunque ha degli altri interessi, che non è l'interesse di mantenerlo a parco o a zona agricola. E questo è un problema per il Piotello, non è nel comune, nella provincia, nella regione, né qualche ente benefico, ma ci sono degli speculatori sul nostro parco di cascine e bene lo sappiamo. Proviamo a entrarci in questo parco, andiamo un po' a vederlo. Anzi, proviamo ad andare anche a sentire, andiamo un po' se riusciamo. Eccoci qui nel parco delle cascine, questa è tutta l'area, sì, tutta l'area verde che divide Piotello da Milano. Praticamente sappiamo che Segrate ha fatto altre scelte, per cui sta costruendo ovunque, mentre il parco delle cascine, tutta la sua area agricola, è l'unico polmone verde, l'unica parte veramente agricola che ancora attualmente, cioè a Piotello è l'area più grossa. Come ben sappiamo ha una storia molto complicata, ha una storia che parte da molti anni fa, infatti ho recuperato un documento casualmente della Gazzetta della Martesana, 8 maggio 1983. Che cosa dice? Bloccata la svendita, clamoroso a Piotello. Si tratta di 600.000 metri quadrati di terreno che l'ex Seca di Piotello stava vendendo a prezzi bassissimi a una società privata. L'area è quella del Pareggiate che si trova lì in fondo. Quindi già nell'83 iniziava tutta la speculazione sull'area. L'area, come la ritroviamo oggi, 2014, è ancora intatta, non è stato costruito ancora niente. L'unico documento importante era stato fatto dal Comitato Antinquinamento con Gianni Rizzi nel 1992. Siamo andati a rivedere quel filmato e tornando oggi scopriamo un paio di dati interessanti. Uno, non è stato costruito niente dal 1992, quindi l'area è ancora verde. Secondo dato interessante, nel 2001 è stato dichiarato parco di interesse sovracomunale con delibera della giunta regionale e provinciale. Questi sono i dati interessanti. Le cose meno interessanti e meno edificanti sono il fatto che l'area è di intera proprietà di privati e tendenzialmente quasi tutta di finanziarie e di chi l'ha comprata chiaramente per farci soldi, per speculare, per costruire. L'altro dato poco interessante che si chiama Parco delle Cascine, ma come potete vedere ci sono delle cascine ben restaurate, in cui è stata fatta un'ottima opera di recupero alla Saresina, la zona. Là in fondo invece c'è ancora la cascina Gabadera, mentre nelle restanti zone del parco potete vedere adesso qui la ex cascina Barotta, là in fondo c'è la cascina Chioso e oltre il boschetto, qui non si vede, questo è il boschetto, vi è la cascina Pareggiate che era più grossa. Tutte e tre sono state distrutte, sono state abbattute a causa di questioni che ben sappiamo. Vi erano i rom, c'era successe tante cose e uno scempio però ignobile, sono state abbattute. Quindi attualmente ci ritroviamo con sei cascine, due ottimamente restaurate, tre abbandonate e una che è la Gabadera, che però resta al di là della Cassanese. Spero si sia sentito, perché se si sente andiamo avanti.
E come dicevo, facciamo un salto indietro invece adesso, ho preso proprio un pezzettino, dei piccoli pezzettini filmato di quanto nel 1992 il Comitato Antinquinamento aveva prodotto. Se lo andiamo a vedere, vediamo un attimo com'era la situazione. Sentiamo un attimo Gianni. Bene, invito tutti poi ad andarlo a cercare su YouTube in giro, sono filmati di un'oretta e 50 minuti tutto il parco delle Cascine. Diceva era stato restaurato in brutto modo questa cascina, adesso non c'è più. Quindi dopo 20 anni siamo riusciti a devastare quanto di poco bello c'era. È anche vero che però c'è anche chi ha fatto delle cose belle poi in questi anni, in realtà ci sono dei restauri fatti bene, vediamo la cascina Saresina come è attualmente, vediamo la cascina Zona e sono attualmente così, e i campi intorno ad essi sono ancora coltivati. Vedete la cascina Cavaliera, questa foto l'ho fatta 10 giorni fa, stavano spandendo le tane nei campi, quindi vuol dire che l'attività c'è ancora, c'è qualcosa che funziona. Quella Cavaliera è al di là, non risulta che sia nel PLIS per ora, ma potrebbe essere in futuro un possibile ampliamento. Andiamo alle note dolenti, vediamo una cascina l'ex chioso. Andavamo in città con la scuola, eh sì. Poi la Valota che ci ha appena fatto vedere Gianni Rizzi, com'era questa situazione attuale? E la bellissima cascina Pareggiate là in fondo, che anche lei adesso è devastata. In questa parte meno edificante del parco. Andiamo a vedere un ultimo filmato di sempre di Rizzi, nel quale, come scrivo, ci vedeva già molto bene in quegli anni e già anticipava qualcosa di quanto poi era possibile e quanto poi è successo. Abbandonata e la città non verrà come vedete per 40 anni.
Bene, quindi già si veniva detto che cosa sarebbe successo dopo, purtroppo. Andiamo velocemente agli ultimi anni. Nel 2011 la situazione, dopo 10 anni di degrado, i rom, tutto quello che c'è stato, era questa. Cascine distrutte, immondizia da tutte le parti. Ecco qua, vedete, campi chiaramente non coltivati, di ogni. Questo 3 anni fa. 2012 i campi vengono nuovamente coltivati. In realtà c'è stato un cambiamento di rotta dal 2012 in poi. È chiaro, non si fanno miracoli, la proprietà ha sempre gli stessi interessi che aveva prima, però grazie a quanto è successo poi nel 2011, l'idea di che poi magari Giuseppe ci dirà qualcosa, quindi non anticipo troppo, però l'idea di concedere la possibilità di costruire in una piccola parte di parco in cambio di ottenere tutta la proprietà della zona da parte del comune, qualcosa si è mosso e si è mossa anche una trattativa che ha richiesto alla proprietà di rimettere, di rifare, coltivare i campi, coltivati tra l'altro insieme a dei contadini di Augusto. Però miracolosamente in realtà la natura ha fatto il suo corso, in un attimo si è potuto tornare alla situazione antecedente che non vedevamo da una quindicina d'anni. Questo era un altro video, però lasciamo stare, queste sono foto di 2 anni fa, quindi vedete che in realtà la natura, l'agricoltura ha ripreso il suo corso e il parco torna a essere quello che Ivone diceva quando eravamo bambini, andavamo a scuola, ci portavano a disegnare, mi ricordo, le cascine, i campi, è tornato a essere così. Queste sono foto dell'anno scorso, ma le 2 rane che avete visto, sì. Sul parco. Esiste anche qualche animale in giro, pochi in realtà purtroppo. Vediamo l'attività, quella lì è la cascina alla volta che abbiamo visto prima, distrutta, però intorno intanto i campi hanno ripreso la loro attività agricola, vediamo 2 clandestini che erano rimasti, una coppia di germani, una biscia, qualcosa c'è. La possibilità di girare anche in bicicletta c'è, non è favoloso, proprio un po' risistemato, però in realtà si riesce a girare abbastanza bene. Allora, si può fare? Certo che sì. 2 semplici immagini a confronto, ve le faccio vedere adesso, la prima del 2011, la seconda del 2014. Dobbiamo e possiamo credere che il parco delle cascine possa diventare una realtà. È la scommessa da giocare, vincere per noi, la nostra città e soprattutto per i nostri figli. Questo era il 2011, l'area del boschetto. Quindi sembra di dire qui ormai che ci facciamo. Questo è il 2014, il mese scorso. Quindi in realtà basta volere che qualcosa si può fare in buono, anche in una situazione di forte degrado, qual è stato quella dal 2000 al 2010. In un'area di proprietà del comune, invece, negli scorsi mesi, a dicembre e gennaio, sono state piantumate 6.400 piante, grazie a una delibera della giunta precedente, tramite un progetto della provincia. E quindi questa area si trova, se facciamo la via Milano per andare a Segrate, appena dopo il mulino, dopo le ultime case, il campo sulla destra è di proprietà comunale e sono state piantumate tra dicembre e gennaio tutte queste piante, vediamo. Quindi come dicevo prima, volere e potere, quindi si può fare, si può cambiare anche questa zona, noi ce l'abbiamo ancora, non come quella Segrate che avete costruito tutto. Quindi in realtà è andata male, però alla fine è andata bene e possiamo farci qualcosa di ottimo ancora. Queste sono le immagini attuali. Attuali vuol dire 10 giorni fa, eh? 10 giorni fa, di questi giorni, il Tarassaco in onore di vivere più eterno.
Ecco, purtroppo in un trasporto trovato che recentemente intendo negli ultimi mesi, 3-4 mesi, sono state buttate grosse quantità di ruote, alcuni frigoriferi, bisogna sicuramente andare un po' a rivedere da dove sono passate, sono state bloccate le strade, in realtà qualcuno ci passa lo stesso, e nella foto a destra vediamo che purtroppo i campi non sono coltivati. Se siamo ad aprile 2014, è lì dove può essere stati dichiarati e coltivati. Quindi il rischio che si riapra una fase, quale abbiamo visto nel decennio precedente, è reale e su questo dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Talmente reale che sono tornate le baracche. Questa è la Cascina Vallotta. La Cascina Vallotta è una baracca, vivono una decina di persone, le vedete laggiù, alcuni uomini e alcune donne. Una donna con in mano con un braccio un bambino piccolo, quindi una situazione di degrado nel degrado, una situazione che non è concepibile che ritorni ad essere. Abbiamo vissuto gli anni che sono stati, abbiamo visto il brutto finale con la distruzione delle tre cascine, quando comunque abitavano in queste cascine centinaia e centinaia di nomadi. Giustamente, probabilmente, con un disegno ben preciso della proprietà. Concludo, cosa si potrebbe fare? È già formalmente un parco agricolo, come fare a farlo diventare realmente tale? Iniziare a valorizzare e rendere fruibili strade e percorsi, vigilare che non vengano costruite baracche, abitazioni abusive, vigilare vuol dire anche bandotte, non è che ci bisogna girarci con tutto. Vigilare che non torni ad essere una discarica, quindi interrompere nuovamente gli accessi ad automezzi e poi va anche ripulito. Favorire il ripulito fa sì che la proprietà ripulisca anche, adesso poi abbiamo qualche puntino sul riva messo. Favorire le trattative tra la proprietà e i contadini, come è già avvenuto, e quindi per rifare partire nei 3 anni che abbiamo visto di agricoltura. Pianta d'alto fusto è il mio pallino, invece non c'entra niente, però che caro. Io ci sono detto, beh, continuiamo a piantare, anche lì la provincia bravissima, 6.000 piante, ma sono tutte piantine per 2 o 3 metri. Mettiamo qualche bel piantone, perché anche dal punto di vista estetico bisogna vedere qualcosa di bello, da lontano. E quindi intorno, tra Cassanese, Padana, qualche bel filare di querce, di pioppi, di quello che vogliamo, ma facciamo un po' vedere questa cosa. Sistemare gli ingressi. Annullare o rivedere nel 2016 le possibili volumetrie edificabili introdotte nel PGT? Lo metto lì come punto di domanda. So che si è discusso tanto nelle precedenti amministrazioni, io non c'ero, sono nuovo in queste parti, in questi tavoli, però in qualche dubbio ce l'ho. Secondo me bisognerebbe tornarci lì un po' in quei campi e poi saranno sul tavolo di Giuseppe, chiaramente, però sul tavolo di tutti noi, insomma, ero un po' ripensato. Chiaro, un progetto interessante, diventiamo proprietari di tutta l'area, però ci mettiamo un quartierino alla fine, non so, rivalutiamo questa scelta. Riapriremo una nuova fase di progetti, sicuramente meno faraonici, ricordate l'idea dello stadio dell'Inter, è più conciliabile con la vocazione a parco, certamente sì, si può pensare a qualcos'altro di nuovo, non è che il mondo finisce con noi o con gli ultimi progetti degli ultimi 5 anni. Dopo 20 anni, un po' di fiero, magari tra 20 anni sarà ancora così, magari ci facciamo qualcosa di nuovo nel frattempo. Concludo, questa è una elaborazione possibile alla luce del vigente PGT, l'area verde, l'area marroncina dovrebbe essere quella edificabile, l'area verde è tutta l'area che dovrebbe diventare il parco. Dopodiché vi saluto. Andiamo a farci un giro? Sì, se 43-50 persone di voi non ci mettono il piede, io vi invito tra sabato e domenica, se qualcuno vuole, invece ci facciamo un giro. 20 minuti e vediamo tutto ciò. Grazie. Ci hai portato con le tue foto la voglia veramente di farci un giro per il parco. Io penso che saranno 10 anni che non faccio una passeggiata per il parco. Non sono brava come quei 7 che ci sono andati recentemente. Diamo ora la parola a Roberto Codazzi, che ci parlerà un pochettino di una possibilità, di una proposta, di uno studio sull'unificazione di questi due parchi, del parco delle Cascine e del parco delle Caveste. Roberto Codazzi è della lista Viva Cerusca. Grazie.
non ti rubo. Poi la parte più interessante. I parchi sono bellissimi. Ok, questo l'abbiamo visto, ce lo siamo detti, lo sappiamo, chi lo frequenta ce l'ha ben chiaro. Detto ciò, credo che il 90% della popolazione dei nostri comuni di questi parchi interessi ben poco, no? E quindi è qui che sorge il problema, perché se tutti fossimo ben coscienti dell'importanza, dell'esistenza, dell'importanza e del valore che queste aree hanno, non sarebbe neanche necessario avere i parchi. I parchi PLIS non sono indispensabili. I PLIS sono uno strumento che dobbiamo darci, ci siamo dati e la regione e la provincia ci hanno dati, perché altrimenti non saremmo in grado, come comuni, come cittadini, di difendere le nostre aree verdi. Perché? Perché nell'area verde non si vede un valore, non si vede un'utilità. Per cui a chi ci chiede cosa dobbiamo farci del PLIS, cosa dobbiamo metterci, la prima risposta da dare è niente. Il nostro obiettivo è quello di non metterci niente in quelle aree. Poi dopo andiamo a declinare tutta una serie di altri aspetti. Però il primo obiettivo è che quelle aree rimangano verdi. Seconda spiegazione, seconda risposta che dobbiamo dare, perché sennò prendono e se ne vanno, è quella di dire che quelle aree verdi danno valore. Danno valore alla città, danno valore a quello che la città è già e a quello soprattutto che la città sarà. Quindi in primo luogo la risposta da dare, i PLIS servono perché altrimenti il valore delle case delle nostre città si abbasserebbe, perché nel momento in cui inizia a costruire in maniera incontrollata, gioco forza, il mercato insegna che se aumento la possibilità di acquisto cala il valore dell'immobile. Quindi intanto il PLIS serve prima ancora per i valori ambientali e fondamentali che siamo detti, serve per tutelare il patrimonio dei cittadini delle città, e quindi questo deve essere ben chiaro come discorso. Secondo discorso, servono perché altrimenti avremo dei grossi problemi, perché viviamo in una delle aree più inquinate d'Europa. Possiamo dare la colpa alle Alpi, agli Appennini che non fanno entrare il vento e che non spazzano via l'inquinamento, ma forse dovremmo anche dare la colpa al fatto che abbiamo unificato un'area urbana milanese con il resto delle aree intorno. Nella cartina che ci faceva vedere Paolo prima, abbiamo visto che nella parte sud, nella parte del Ticino, non ci sono i PLIS perché i PLIS lì non servono. Se riuscite a costituire dei parchi agricoli che bene o male hanno evitato l'unificazione fra i vari plessi urbani. Nella parte nord, da Ro, Limito, Sesto, Cinisello, Monza, l'intera Brianza praticamente, e anche una parte della Martesana, appunto, Segrate l'abbiamo citato più volte come esempio negativo, non ci stancheremo mai di farlo. Ma anche Vimodrone ormai è parte integrante di Milano, Brugherio ci si avvicina molto, no? E allora cosa servono i PLIS? I PLIS servono perché se diventiamo un unico piano di cemento, poi in questo piano di cemento ci stiamo male dal punto di vista della salute, e le analisi sui tumori respiratori nella provincia di Milano indicano che ci sono grosse differenze tra chi vive in zone completamente edificate e chi vive sempre in provincia di Milano in zone invece garantite in qualche modo da delle fasce verdi di protezione. E quindi hanno un valore economico, hanno un valore sulla salute e poi hanno un valore sociale, perché quello che siamo detto, diventano luoghi dove spenderci del tempo. Tutti i nostri comuni hanno dei bei parchi urbani attrezzati per i parchi verdi dove andare a fare i picnic e andare a passare i pomeriggi la domenica. I PLIS servono a qualcosa di diverso, nel senso servono a restituire una parte delle radici della nostra storia,
Nel parco del Lungo Naviglio io non vedo l'agricoltura, io non vedo le cascine, io non vedo quelli che sono stati per anni, per secoli, gli elementi fondamentali delle città intorno a noi, dentro cui viviamo ora. I plis servono anche questo, avere un valore di memoria attiva, di riscoperta di un contatto col terreno che non è soltanto un contatto di uso frutto, cioè di bene personale. A me interessa il pratino con l'erba verde tagliata bene perché non ci posso stendere sopra. Ecco, esiste un'altra natura. Questa natura dobbiamo poterla raccontare con i fatti e con gli uomini. Quindi quando noi diremo nel PIS non vogliamo metterci niente, non vogliamo metterci niente che non siano aree agricole recuperate secondo determinati criteri, che non siano aree forestali recuperate secondo i criteri che diciamo, e poi ci possono stare per carità le aree attrezzate, perché dopo la passeggiata è anche giusto arrivare a un punto in cui sia attrezzato per accogliere la sosta. Senza dimenticare quello che diceva Giordano e quello che abbiamo visto nelle foto dell'acqua. Noi viviamo, coscienti o meno, un problema di risorse idriche nel nostro territorio. Alcuni inverni poco piovosi hanno portato delle crisi idriche nelle nostre città. Ordinanze sul divieto di innaffiare i giardini di giorno, utilizzare l'acqua per alcuni utilizzi specifici. Perché? Perché l'acqua anche filtra poco, l'acqua di fatta inizia a essere inquinata e poca, soprattutto quella di prima fatta, quella che si ricarica con le infiltrazioni naturali. Le aree verdi agricole soprattutto sono quelle che permettono a queste falde di essere sempre attive. E allora qui inizia il discorso, nel senso, se queste aree sono così importanti, cosa facciamo per evitare che il cambio di un colore politico o di una parte della maggioranza politica di un comune li metta in ventaglio? La soluzione trovata nel parco est delle cave è quella di dire: mettiamo 5 comuni insieme, consorziati, che si impegnano a destinare a PIS una determinata area. Credo che nei documenti di nascita di Vivere Cernusco, che quest'anno fa i 30 anni, ci fosse già uno degli obiettivi, la costituzione del parco est delle cave, e siamo arrivati nel 2007 la costituzione, quindi un processo così lungo. Perché un processo così lungo? Perché la prima obiezione che viene mossa è quella di dire: perché io, singolo comune di Cernusco, devo mettere delle mie aree e vincolarle al parere di altri 4 comuni? Io già so che le voglio mantenere verdi, non voglio che altri comuni vengano a mettere il naso sul mio territorio. Noi abbiamo avuto anche un'allegra esperienza di lista e poi addirittura tramutatesi in federalisti cernuschesi, perché proprio la nostra parte politica, le nostre amministrazioni erano solo nostre, il territorio di Cernusco era solo Cernusco con il deserto intorno, perché vedevano la creazione di un PIS come una perdita di sovranità territoriale. Io la vedo esattamente al contrario, nel senso che nella dicitura del PIS, parco di interesse sovracomunale, io vedo la possibilità dei cittadini di appropriarsi di spazi di democrazia aggiuntiva, ovvero mettiamo caso che il comune di Brugherio voglia costruire un centro commerciale aggiuntivo nei pressi dell'IKEA delle Guamarlandi di Carugate. Se quell'area è destinata da interna al PIS delle cave, i comuni, dei cittadini di Carugate, di Cernusco e degli altri comuni interessati dall'aumento di traffico oltre che dalla cementificazione, hanno degli strumenti per andare a dire la loro, per bloccare una serie di interventi. Quindi non sto togliendo spazi di democrazia, li sto aumentando. Mettiamo che il comune di Pioltello voglia costruire uno stadio lungo la Cassanese. Ecco, se
se il blitz delle cascine fosse un tutt'uno con il blitz delle est delle cave, dovrebbe concordare questa decisione con gli altri 5 comuni, allargando la base decisionale a cui rendere conto di una decisione e cercando di trovare una soluzione che vada a garantire i diritti di tutti i cittadini. Da qui allora, credo fosse novembre, ottobre del 2010, Giuseppe, nelle prime riunioni che c'erano fra Lista per Perdere e Vito Cernusco, poi erano sfociate nella creazione della rete Cives, nella rete della liste solitali ambientaliste dell'est di Milano, aveva portato già un'idea, quella di dire a Pioltello abbiamo un grande parco che confina con un altro grande parco, proviamo a pensare se è possibile unire questi due parchi e creare un'unica cintura di protezione dall'espansione milanese. Questo anche perché non sempre le maggioranze in cui ci troviamo a essere presenti sono così fermamente convinte della tutela, del mantenimento del territorio nei suoi aspetti agricoli. Io mi riferisco a Cernusco, nel senso che porto l'esempio di una decina di giorni fa, è una cosa simbolica, no? Però è arrivato in Consiglio Comunale una mozione sugli OGM che chiedeva di dichiarare Cernusco territorio libero dalle OGM e chiedeva al Comune di impegnarsi con gli organi superiori perché la legislazione europea fosse tutelante della sicurezza alimentare e delle tradizioni alimentari e agricole dell'Italia. Ci siamo trovati a votare questa mozione con gli amici di Sinistra per Cernusco, con la minoranza intera, con il voto del sindaco, il Partito Democratico si è astenuto o ha votato contro. Pochi mesi prima avevamo approvato quello che Giordano raccontava, ovvero l'assegnazione delle aree agricole comunali con dei vincoli fortissimi per i contadini che non solo non dovevano utilizzare OGM, ma dovevano fare agricoltura biologica e dovevano utilizzare una serie di accorgimenti. Ecco, questo vuol dire che non sempre le direzioni politiche sono così facilmente individuabili. Per cui, se anziché essere un'unica lista dentro la maggioranza a fare il lavoro sporco della tutela del territorio, si è in tanti comuni insieme a avere le idee un po' più chiare, diciamo che è molto più difficile avere dei fenomeni di speculazione edilizia. Ed è anche un effetto deterrente, nel senso che a un certo punto gli speculatori si mettono in cuore in pace, un comune lo possono anche convincere, sei comuni, forse diventa qualcosa di troppo stancante. Per cui io qua mi fermo, faccio un intervento velocissimo, proprio di gancio verso l'intervento del candidato sindaco, perché qui viene la proposta politica. Grazie per il passo dell'intervento di troppo. Allora è buttato, cercherò di essere un po' rapido. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare la pazienza vostra e le persone che mi stanno qua intorno, a sinistra e a destra, perché io ho imparato molte cose stasera, nel senso che uno magari può avere, come diceva prima Roberto, intuizione di anni fa, anzi quasi 4, di dire che mi si riparchi, poi detta così, no? È rimasta lì e ci abbiamo ragionato nel frattempo e stasera forse è la prima volta che ne parliamo pubblicamente, no? che esce pubblicamente questa idea. Per dire che queste idee qui hanno bisogno anche di maturare nella testa delle persone e devono maturare in atti anche amministrativi, in scelte politiche, in scelte amministrative. È un percorso non banale. Io provo a riassumere quello che ho parlato stasera, così almeno, che poi naturalmente, essendo candidato sindaco, parlando poi con le persone che mi stanno sostenendo, vedremo di cercare di calare questi ragionamenti anche in quello che sarà il nostro programma amministrativo, visto che siamo ormai in addirittura di consegna del programma amministrativo, il 25 aprile dobbiamo consegnarlo, quindi lo stiamo finendo di scrivere, però c'è ancora spazio per qualche idea. Allora, prima cosa è questa.
Parto dal fondo, parto dall'ultima cosa che diceva Roberto. Una delle prime slide che ho visto stasera, fatto vedere Paolo, c'era un elenco dei metodi di gestione dei parchi, dei PLIS regionali. No? C'era la convenzione, si parlava dell'altro stasera, consorzio, convenzione. Io ho visto una cosa in quella slide, che non l'avevo mai vista prima, e vedevo la riga numero 6, parco delle Cascine, gestione comunale. Ed era l'unico. Ed è lì il nostro problema oggi. Cioè, il nostro problema è che oggi il PLIS, il parco delle Cascine, dovrebbe chiamarsi PLIC, se stesse questa sigla, cioè parco locale interesse comunale, perché nel parco delle Cascine non gliene frega niente a nessuno se non ai più hotellesi, in quanto purtroppo il parco delle Cascine ricade solo in questo momento sul territorio di Piotello. È l'unico PLIS che ricade in un solo comune. Questa eccezione che sembra un problema formale, è un problema invece di sostanza che era quello che ricordava adesso Roberto, cioè che purtroppo il parco delle Cascine è stata una finora un'opportunità e un problema solo della comunità piotellese. È l'opportunità perché lì ancora, come Fabiano ricordava, dopo 30 anni, 1983, dopo 30 anni l'area è ancora lì, un po' sporca, un po' così, le Cascine di metallo non ci sono più, però l'area è ancora, non ci si è ancora costruito sopra. È una grandissima opportunità. Dall'altro però il fatto che sia comunale è una grandissima debolezza. Debolezza perché, come abbiamo visto, io ho una prestazione che dato l'orario non vi faccio vedere, ma che fa vedere che dal 1983 al 2013, quindi questo arco di 30 anni, ogni 3, 4, 5 anni arriva qualcuno a proporti di fare qualcosa su quell'area, e quello scombussola i conti e anche le reazioni della politica locale. Quindi qual è il problema? Il problema è che oggi il Parco delle Cascine è in balia di due attori principali. Uno sono le proprietà, e qui mi premo di distinguere, perché non tutte le proprietà sono uguali. Noi abbiamo due proprietà che hanno mantenuto una vocazione agricola, ad allevamento, quindi compatibile con quello che è la vocazione dell'area, e la più grande proprietà, che invece è chiamata speculatrice, eccetera, dei nomi dei cognomi, anzi non ha più neanche dei nomi dei cognomi, perché di fatto è in fallimento, perché nonostante tutti questi tentativi di costruire e far disfare, sta fallendo, e così per inciso sono gli stessi che hanno costruito Santa Monica, no? A Sagrada, quindi, no? I fratelli Siano, condannati il mese scorso, primo grado, per aver contribuito al fallimento della banca. Quindi questo è il tipo di interlocutore che abbiamo di fronte, per essere molto 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 chiaro. Allora, il primo grande attore sono questi, i proprietari che vogliono costruire. L'altro attore è l'amministrazione comunale, che in questi anni, mutando ciò che è mutato, cambiando il sindaco, cambiando le sensibilità, eccetera, si è trovata sempre una posizione sostanzialmente difensiva, cioè a dover rispondere a qualcuno che propone qualcosa. E quasi sempre questa cosa proposta è qualcosa di inaccettabile, così come è stato proposto, per cui sono arrivati prima la Rasci, poi è venuto Benetton, poi adesso la Creafin, la Comerfin, no? E adesso non spero neanche che non sia interlocutore, perché l'ultima volta che ho visto qualcuno era un emissario di una banca. Quindi vuol dire che probabilmente i proprietari non sono più neanche quelli che formalmente sono proprietari. Allora, questo per dire cosa? Per dire che se si è da soli, poi le tentazioni vengono. Se si è da soli, poi a questo punto ci si arrende. Se si è da soli, pur di sistemare l'area, si accettano dei compromessi. Se invece si è insieme, ecco, passare un compromesso diventa un pochino più complicato. Se si è insieme, si guarda l'area con degli occhi differenti, cioè ci si rende conto che essere di fronte non, come dire, l'ultimo fazzoletto di terra di Mastro, ma un componente fondamentale di quello che ho scritto nel nostro manifesto. Quando abbiamo scritto 10 milioni di metri quadri, non è una paginata, perché se uno fa 8 più 2, fa 10. Allora, questa è un'area che è molto più grande per fare confronto del Parco di Monza,
Monza, giusto per dirla, no? Molto più grande del parco di Monza. Questo lo dico come il parco di Monza per me è mitico, no? Ma allora ragazzi andiamo al parco di Monza, che è un parco immenso, ecco, quest'area dietro casa nostra, qua dietro, no? È vista insieme a quella del Calest, molto più grande del parco di Monza. È uno dei parchi più grandi che verrebbero a costruirsi, poi del parco del Polo Sud, ma tutti i parchi regionali, forse è forse il più grande che si verrebbe a creare. Quindi è un bene, è un'opportunità grandissima che abbiamo. Che cosa ci manca per farlo? E qui arriviamo. Io dico che il primo passo è veramente dare in fondo questa idea di fondere i due parchi, per avere una corresponsabilità su quest'area e non lasciarla più in mano al sindaco, che magari è molto ambientalista, se no si lega all'ormo, alla percia, no? Prima di far passare una ruspa, se invece è un pochino più, come dire, attento ai conti, alle opportunità, alle sirene, lasciamo perdere, magari comincia a cedere qualcosa. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, il primo passo assolutamente da fare per la prossima amministrazione, qualunque essa sia, e se saremo noi naturalmente sì, no? È quella di dare in fondo a questo nostro percorso. No, qui abbiamo qua anche l'assessore, quindi non stiamo parlando tra amici al bar, stiamo parlando con un pezzo di un'amministrazione che ha già fatto quella scelta e la rivalita recentemente dando altro atto di 2024. Quindi io, come dire, come futuro sindaco di Piotello, mi piacerebbe parlare con il sindaco di Cernusco e quindi poi con quelli di Cuglietto, di Calogatti, di Mondrone, eccetera, per dire, attorno a un tavolo come questo, dire allora noi ci stiamo, facciamo questo passaggio. Poi la provincia ci verrà dietro, ce lo riconoscerà, ma quello, come si è detto all'inizio, il PRIS nasce dal basso, questa è la cosa bella. Per cui se uno ci crede al PRIS, il PRIS c'è. Poi arriveranno i riconoscimenti, inizialmente a me pare di no, però almeno cominciamo a crederci noi che siamo qua. Il secondo punto è l'agricoltura. Noi abbiamo già detto, e dobbiamo ripetere, che quell'area ha una vocazione agricola, e infatti oggi è coltivata. Partito in ritardo i lavori, ma perché il giudice fallimentare ha deciso di fare un piccolo bando di gara su chi assegnare, non solamente all'operatore precedente, ma c'è un secondo operatore che vorrebbe entrare. Quindi paradossalmente in questo momento sono dei due operatori agricoli che sono interessati all'area, il che vuol dire che l'area qualcosa rende, insomma, no? Ecco. Il secondo asset, sicuramente la nostra scelta su quell'area è agricoltura. Agricoltura in senso ampio, probabilmente, cioè può essere agricoltura di qualità. Io in questo momento faccio meno il prezioso, dico, mi va bene anche il grano turco, purché venga tenuto pulito, perché in questo momento purtroppo per noi l'alternativa è fra agricoltura, fra grano turco e amianto. Allora, fra i due io non ho dubbio di dire che ne sono ancora il grano turco. Agricoltura in senso ampio, in realtà lì abbiamo due attività che hanno a che fare con i cavalli, allora io non mi scandalizzo se lì pezzi diventano anche di turismo, diventano cose di questo genere. L'importante è mantenere, vuol dire, la centralità dell'attività agricola in quell'area lì. Per questo motivo detto prima, no? Forse anche prima dei primi, il motivo numero zero è che oggi l'agricoltura forse è l'unica attività che sarà usata in area, la tiene pulita, evitare che ci buchi con le spezze, eccetera. Il terzo elemento, e questo si entra un po' anche nel merito dell'attuale nostro PGT, riguarda la rete ciclopedonale, no? Mi sto ripetendo la lezione, io faccio una lezione che mi sono ripeto da buon scolaro. Se non c'è una rete ciclopedonale un po' efficiente, la gente non entra, l'area viene dimenticata, dice Fabiano, e quindi questo puntone più nostro, e quindi vabbè, facciamo qualcosa per poter assistere, che è quello che abbiamo detto nel discorso, allora. Il problema della rete ciclopedonale è che la rete ciclopedonale uno la fa se la terra è sua, perché fa la sua terra altrui, uno può evitare i tempi puliti, no? I percorsi poderali, i cinali, eccetera, però se metti dei soldi io con l'amministrazione, cioè devo avere in mano qualcosa per costruircelo fare, oppure devo farlo io. Allora qui entra nel merito della questione, acquisiamo tutta l'area, non acquisiamo tutta l'area. Voi sapete che attualmente nel PGT c'è scritto una cosa che ricordava Fabiano, cioè alla disperazione si risponde con la disperazione, no? Alla disperazione dell'area 2011 a questo punto si è risposto con una manovra disperata, che è stata quella di dire facciamo così, chiudiamo questa partita lunga 30 anni. Caro proprietà, io ti do la disponibilità di costruire su 80.000 metri quadri, dietro al cima, conosci la zona, fai delle case, il valore di questa metri cubi equivale grosso modo al valore di scoppio del resto dell'area. Tu fai quel quartierino e mi devi cedere il resto dell'area. Manovra dei disperati, che abbiamo ballato politicamente, per dire così la piantiamo.
chiudiamo 30 anni di disperazione, mettiamo punto fermo, proprietà comunale, proprietà pubblica di 1,5 milioni di metri quadri su 2 milioni, chiudiamo la partita definitivamente. Questo è quello che si trova oggi nel PCT. Questo PCT scade nel 2016, cioè tra un anno e mezzo. Allora, qual è la riflessione che ha fatto su questa cosa? È chiaro che a nessuno, me compreso, l'idea di avere un altro pezzo di città dietro il cinema mi fa contento. Sempre meglio delle proposte che ha arrivato la proprietà, che prevedeva questo tipo di intervento, ma prevedeva una schiera di casa lungo la San Francesco, poi dentro l'INSEF, dentro, in mezzo, poi in fondo il suo drone, un parco tecnologico, e poi non è allo stadio, no? Cioè, è passata questa cosa allo stadio. Con la metropolitana che taglia, in mezzo il parco, no? Io quella lì sono andato, vi faccio vedere, 1989, le proprietà tagliate del comune, le proprietà lasci, che è quella fa, il progetto è identico, identico, solo che non c'era neanche, non c'era il parco, ma c'era la prosecuzione del golf club a sud della Padana. Però il progetto era praticamente lo stesso, nel caso di San Francesco, l'ISEF, torna sempre quello, eccetera, eccetera. Ora, di fronte a queste proposte si è arrivati a un punto di dottore che dire, ti do queste volumetrie, i centri dell'area. Pari, batta, chiudiamola qua. Ora, questa è una scelta che manterremo così. Io in questo momento, come consigliere del Consiglio di Giortello, dico, io sono molto contento del fatto che nel 2016, per un anno e mezzo, quella volumetrie si azzerano automaticamente, perché non sono diritti, sono siti del piano dell'ufficio. E quindi questi piani quindi sono scadono col PCT. Ne sono contento perché quel meccanismo, che è stato il meccanismo, la mossa del disperato per dire blocchiamo la speculazione una volta per tutte, e ingolosita da questa autorità ha cominciato a pulire, a mettere lì, no? a sistemare, eccetera, non è una scelta che è totalmente compatibile con l'occupazione dell'area. Non è una scelta che ci lascia dormire tranquilli, perché comunque un pezzetto di terra è un'estensione della città ancora al di là della San Francesco. Non è che ci soddisfa. È buona cosa che tra un anno e mezzo questa scelta può essere azzerata, perché ci mette nelle condizioni di riragionare su tutta l'area. E in particolare riragionare sul fatto di dover acquisire tutta l'area, perché la motivazione di questo scambio è comprendo tutta l'area, piuttosto che provare a ricominciare a ragionare sull'acquisizione delle aree pregiate del Parco del Cascino, che vuol dire percorsi, che vuol dire boschetto centrale, che vuol dire quindi spezzare quelle aree che oggi sono, è un quadrato, perché ha una grossa fertilità, perché sul quadrato uno ci disegna quello che vuole, infatti ci ha proposto dei cinque disegni, se io comincio ad acquisire e a spezzarla, diventa un po' meno appetibile, perché le aree non si possono più tanto disegnare, perché se in mezzo a dei percorsi pubblici o un parco, eccetera, è chiaro che anche l'area è più difficile da costruirci solo. Questo è il punto della riflessione a cui siamo arrivati oggi, non è un punto ultimativo. Noi sappiamo che altri dicono, ah, io ho inserito sino domattina a zero quelle volumetrie e chi se ne frega, no? Chi se ne frega, deve stare attenti, perché ci può essere un danno per la proprietà e quindi di fuori una richiesta di danni da parte della proprietà, quindi bisogna stare anche molto attenti a dire queste cose, anche per non scatenare, suscitare la proprietà, allora sotto, quindi sono discorsi molto delicati che da fare anche in pubblico per questo motivo. Io un po' di cautela, io cerco di darla, ma mi serve che anche gli altri se la dessero su un tema di questo genere dove girano decine, centinaia di milioni di euro. Ecco, quindi bisogna stare un po' attenti quando si dicono le cose intorno a quest'area. Però il fatto di aver chiaro che quella è un'area agricola e che quindi non possiamo accettare altre proposte alla Stato, per capirci, cioè proposte che cambiano completamente in maniera significativa la destinazione di quell'area, vocazione che è agricola, punto. Non possiamo pensare di accettare per arrivi in giunta proposte di questo genere. Devo dire come ammalo che non nell'ultima giunta, nella penultima, quindi parliamo del Concas 1, queste proposte sono arrivate fino alla giunta
e la Giunta l'ha presa in considerazione, e secondo me lì è stato fatto un errore politico grave, lo dico molto chiaramente nel mio primo libro, perché nel momento più apro la porta a quello, tu inizi la trattativa. Inizia la trattativa, come dire, lancia la trattativa, o si chiude domanda se quel paese, o si arriva chiudendo su un punto che soddisfa entrambe le parti. Però lì forse l'errore grave che è stato fatto è quello di aprire la porta a una trattativa che ci ha portato poi a una considerazione che è quella appunto del portiamo a casa tutto e diamo il culo. A me piace pensare che questa scelta è ancora aperta, questa scelta si può ancora discutere. Se sarò sindaco, noi entriamo in servizio infatti anche a settembre, perché a giugno, poi luglio, agosto, settembre. Il 2016 per fare il PCT nuovo, un è più impegni che mi piacerebbe prendere, vuol dire riapriamo subito il capitolo PCT, iniziamo a ragionarci, le carte vanno risposte che vanno prima, siamo giusti nei tempi per impostare e dare anche dei segnali, chiaramente, alla proprietà e alla città, nel senso di torniamo a ragionare quell'area come un'area completamente agricola, completamente prissa. E abbiamo da subito, qui chiudo, quel ragionamento con Cernusco, Lugheri, Carveati, Modrone, Colonio, perché vogliamo togliere sulle nostre spalle, che sono spalle deboli, l'onere di dover decidere da solo di quell'area. Non è vita, è essere ragionevoli, è essere consapevoli del fatto che finché quest'area è solo nostra, la capacità di resistere di questa città è lontana. 30 anni sono tanti, no? Non vorrei tra 10 anni fare un altro momento come questo, diciamo, e adesso che cosa facciamo? Questo no, questo mi sarebbe che il prossimo sindaco, che magari fra 5 anni, fra anche 10 anni, come hai mandati, possa chiudere il suo 10° anno dicendo il patto delle cascine è vostro, usatelo, è a posto, nessuno può pensare di fare quello che vuole in quel patto. Io vorrei arrivare lì, tanti passaggi in mezzo ci sarebbero, con il coraggio, con il pulito, con le strade, abbiamo fatto l'ultima slide, qui c'era le raccomandazioni, quelle io le trovo assolutamente, cioè, compresa quella discussione dei volumi, no? Le trovo tutte da mutuare, da prendere per buone, c'è stato un grandissimo lavoro, proprio grandissimo, perché se abbiamo di tutte le fronte, vuol dire, no? Non dei gentiluomini, ecco, no? Sicuramente non abbiamo dei gentiluomini di fronte, e quindi la battaglia si dice se solo se, chiudo, i plis nascono dall'inizio, i plis nascono dal basso perché sono il riconoscimento del valore del territorio da parte della popolazione. Ora, questo, oggi il plis parte delle cascine non è molto valorizzato dalla popolazione, il nostro compito è la prima cosa farlo tornare, fare in modo che le torni in quel parco, quindi aprire i percorsi, acquisire i percorsi, e dico una banale, una battuta. La proprietà attuale del 1,5 milioni ci deve, a noi amministrazione, dico un numero, non penso sbaglio di 100.000 euro più 100.000 euro meno, ci deve fare 300 e 500.000 euro di tasse non pagate. Ora, di fronte a uno così, io vorrei andare a esplorare se io le tasse le faccio pagare i metri quadri, perché a 30 euro metro quadro, fatta la divisione, cominciamo a parlare di pezzi di aree molto interessanti che possono essere il cavallo di Troia con cui entrare in quell'area. Questo è lo spirito con cui io vorrei affrontare il discorso Paolo delle Cascine. Grazie. Giuseppe, per questo intervento anche accurato, che voglio dire ci fa tutti ben sperare, speriamo di farcela in questa giornata, saremo veramente contenti di collaborare con te per quello che può essere un'immagine diversa di questo grande impatto della Matesana che ci ha dato. Adesso chiedo se ci sono interventi, qualche domanda, ecco già ce ne sono un paio, Maria. Io volevo chiedere, il microfono così magari registriamo anche gli interventi. Sì, magari raccogliamo tutti, cogliamo la risposta. Io volevo chiedere, tu hai parlato l'ultima volta che ho parlato con il fallimento dei fratelli Siano, ho parlato con il commissario 90. Perché?
se non c'era nessuna licenza edilizia su quel territorio, non c'erano banche che avevano finanziato, perché hai parlato con il commissario della banca? Una domanda. Seconda domanda, voi vi siete insinuati nel fallimento Siamo per i debiti che ha verso di voi? E se queste compensazioni si possono fare, se può essere un motivo di eventuale trattativa con il fallimento? Non so se sono stata chiara. Sì, non so se potete rispondere, però ci provo. Non sono arrivata. No. Faccio una domanda perché non so, però questa si difese, tutta si difese da solo, cioè, è un'area che ha un'anima, se tu ci vedi dentro e ci cammini leggero leggero, la senti questa anima, vedi la chiusa del posto con la signoria di Milano nel 1600, casolai, le rogge, più ci tende di tenere scalde. La lotta era, adesso mi giuro un pochettino, ma non tanto. La lotta era famosa perché c'erano fermati i francesi che andavano a guerra contro gli austriaci.